Allora, vi sto facendo vedere come faccio un altro tipo di scollatura a V. E in pratica mi sono stirato un bordino che ho tagliato in sbiego. Ho fatto prima i due lati e poi quando ho stirato la parte a metà ho lasciato 2-3 mm dalla parte di sotto, che sarà il rovescio, e la parte del dritto l'ho lasciata più corta e poi vi spiego perché. Allora, questa è la parte del rovescio della mia maglietta, di qualsiasi cosa può essere. Allora, mi apro lo stiro e inizio ad attaccare. Allora, vado a cucire fino al punto che mi sono segnato con la penna. Arrivo là, mi giro tutta la camicia o il capo, la maglietta, quello che volete. E mi giro solo lo sbieghino. La camicia la lascio ferma e lo sbieghino faccio girare. E arrivo fino alla fine. Poi mi faccio un intacco dove ho fatto dove ho messo il mio puntino. Allora, poi mi giro la punta dal rovescio, cioè dalla parte dove con la cucitura. E che faccio? Allora, mi segno con una penna cancellabile il mio sbiego fino alla punta, cioè metto un punto di riferimento seguendo il mio sbiego e poi giro fino ad arrivare alla punta. Quindi che faccio? Mi metto la macchina, mi arrivo alla punta e giro. Ed è qui. Questo naturalmente, se voglio intaccarlo, lo intacco, se no lo posso lasciare. Allora, poi dalla parte del dritto invece mi piego la mia parte che ho stirato più corta e mi inizio a far coprire il punto sotto. Io, se voglio, questo lo taglio, altrimenti lo lascio e me lo giro dentro. Dipende come vi trovate meglio. Allora, arrivo con la punta e giro. Aspetta, mi prendo un ago per aiutarmi, perché a volte sembra così difficile. Se ne sta uscendo. In pratica io quella parte che mi sono stirato più corta è solamente per fare in modo che la parte del rovescio capiti tutta nella cucitura, perché se io avessi fatto la stessa misura avrei rischiato che mi scappasse tutto. E questa, diciamo, è la mia punta. Aspetta che la stiro. Non sono stata bravissima perché col cellulare davanti non ho visto in realtà la parte dove arrivavo a punta, quindi se ne è uscito un po' il tessuto. Però diciamo che il metodo è questo. Poi naturalmente voi lo fate meglio.